Allora, l'ultima volta abbiamo visto l'acciaio, abbiamo visto, va bene, la siderurgia, come si produce, che è un prodotto di raffinazione del convertitore ad ossigeno dopo, diciamo, la successiva lavorazione della ghisa nell'alto forno, attraverso il siluro si porta nel convertitore e si produce questo acciaio. Acciaio quindi è un prodotto di raffinazione del carbonio dalla ghisa. Abbiamo detto, infatti, qui lo ripete, che si definisce acciaio una lega di ferro e carbonio, dove il carbonio non supera il 2%. Abbiamo visto poi che l'acciaio può essere legato a varie sostanze, e abbiamo visto, diciamo, le varie sostanze da legazione che conferiscono all'acciaio varie proprietà, come quella, per esempio, di resistenza meccanica maggiore, di resistenza all'urto maggiore, di maggiore temprabilità o addirittura di maggiore duttilità, o meglio lavorabilità, cioè rendere, diciamo, un acciaio più lavorabile. Quindi abbiamo visto insieme gli elementi da legazione dell'acciaio, abbiamo visto il nickel, il cromo, il molibdeno e poi tutta una serie di elementi di lega in percentuale minore, come vanadio, manganese, silicio, cobalto, tungsteno, titanio, alluminio e via dicendo. Va bene? E abbiamo visto l'effetto di queste sostanze da legazione sulle proprietà del materiale. Abbiamo poi visto la nomenclatura. Abbiamo visto come si classificano gli acciai. Abbiamo visto che ci sono due modi di classificarli. Uno, in base al tipo di utilizzo, quindi una lettera, seguita poi da un numero che rappresenta il carico di snervamento dell'acciaio stesso. Secondo modo di classificare l'acciaio, in base alla composizione chimica. Siamo partiti dal primo sottogruppo, che erano acciai poco legati, soprattutto con poi sostanze da legazione, soprattutto come riferimento c'era il manganese inferiore all'1%. E abbiamo visto la designazione che avviene con la lettera C, che è l'elemento, diciamo, principale di lega, con un numero diviso 100 volte rappresenta la percentuale di carbonio. Quindi in questo caso C40 vorrebbe dire 40 su 100 fa 0,4 con lo 0,4% di carbonio. Secondo gruppo era quello dove gli elementi in manganese supera l'1%, dove però altri elementi di lega non superano il 5%. Questo secondo sottogruppo si definisce con cosa? Con il numero davanti a tutto, che è la percentuale di carbonio, numero diviso 100 mi dà la percentuale di carbonio, quindi in questo caso 0,2%, dove c'è 20. Il manganese un attimo, volevo ricercare la cosa, dove l'ho messo? Dove il manganese supera in questo caso c'ho 6, il fattore di correzione di Mn, lo trovate qui, è 4, quindi vorrebbe dire 6 diviso 4, con una percentuale di manganese superiore all'1%, che è 1,5. Oppure, come in questo caso, 42 cromo molibdeno 4, in questo caso ho 0,42% di carbonio, 1% di cromo e il molibdeno ha una concentrazione che non è riportata. Scusate un attimo, attacco un attimo la corrente. Abbiamo poi il terzo gruppo che si caratterizza per avere elementi di lega con almeno uno superiore al 5% e caratterizzanti dalla lettera X davanti,
preceduta anche questa, cioè X il numero rappresenta dopo la X la percentuale di carbonio, anche questa divisa per 100, quindi in questo caso è 0,05% di carbonio, poi gli elementi di lega, dove i fattori di riduzione sono in funzione a questa tabella, quindi cromo, fattore 4, in questo caso è 18, no scusatemi, qui non c'è il fattore di riduzione, ho sbagliato io, questi sono valori veri, quindi è 18% di cromo, 10% di nichel, senza fattori di riduzione. Poi abbiamo X37, cromo, molibdeno, vanadio 5-1, qui abbiamo 0,37% di carbonio, 5% di cromo, 1% di molibdeno, il vanadio non riportato come percentuale. Va bene? Infine abbiamo l'ultimo gruppo, che è il quarto, dove gli elementi di lega sono solo questi quattro: tungsteno, molibdeno, vanadio e cobalto, e sono riportati secondo quest'ordine. Quindi hanno la lettera HS, high speed, perché vengono acciai utilizzati prevalentemente per gli utensili. 18 è la percentuale di tungsteno, 0 è la percentuale di molibdeno, 1 è la percentuale di vanadio, 0 è la percentuale di cromo. Sotto, 6 è la percentuale di percento di tungsteno, 5 è la percentuale di molibdeno, 2 è la percentuale di vanadio, 0 è la percentuale di cobalto. A questo punto vediamo l'ultimo elemento, che è, diciamo, come si definiscono gli acciai, al di là della nomenclatura, e il campo d'utilizzo. Allora, cosa si definisce in generale acciaio? L'acciaio si definisce un materiale di lega, ferro carbonio, dove la concentrazione di carbonio non supera il 2%. All'acciaio poi si lega tutta una serie di parole. Va bene? Quindi, acciaio non legato. Si definisce acciaio non legato un acciaio dove gli elementi di lega che sono qui riportati non superano queste percentuali. Se un elemento di lega supera queste percentuali, non possiamo più chiamarlo acciaio non legato. Poi abbiamo gli acciai inossidabili. L'elemento di lega che caratterizza l'acciaio inossidabile è il cromo, dove ci deve essere almeno il 10,5% e il cobalto dell'1,2%. Abbiamo visto che la concentrazione di cromo all'interno dell'acciaio impedisce la formazione di ruggine. Perché? Perché il cromo a contatto con l'ossigeno forma una pellicola, si ossida, Cr2O. Mi sembra sia la formula. Questa pellicola rimane attaccata in metallo, quindi ci si lega forte e impedisce il successivo attacco di altro ossigeno al metallo. Quindi è una sorta di barriera protettiva naturale. Ovviamente questa barriera viene rimossa eventualmente in ambiente acido, cioè se io metto un acciaio inossidabile a contatto degli acidi, questi acidi rimuovono questa pellicola e quindi rendono la superficie del metallo attaccabile dall'ossigeno. Però in ambienti neutri, dove il pH non è elevato, l'acciaio inossidabile resiste all'ossidazione, come è ben noto. Magari si forma una pellicola e tende a renderlo leggermente più opaco, ma impedisce la formazione di ruggine. Poi abbiamo gli acciai legati. Gli acciai legati sono tutti quelli dove gli elementi di lega almeno uno supera questi limiti, questi valori. Poi abbiamo un'altra due, alla parola non legata si può aggiungere un'altra parola, che è quello di qualità o speciali. Allora, quelli non legati di qualità sono quelli, diciamo, dove non ho prescrizioni particolari e voglio ottenere dai miei acciaio, in termini di tenacità, grossezza di grano, capacità di
deformarsi, quindi formabilità, quindi malleabilità ed utilità. Mentre ciò gli acciai non legati speciali, che invece sono, diciamo, che hanno un controllo della composizione più precisa. Va bene? Quindi richiedono degli elementi di lega ben individuati, soprattutto perché questi sono destinati ai trattamenti termici, e siccome sono destinati ai trattamenti termici, la conoscenza specifica degli elementi di lega che li costituiscono fanno sì che il risultato finale venga a ottenere sia quello voluto, perché eventuali elementi di lega non percepiti potrebbero agire in maniera negativa sul trattamento termico e ottenere sul materiale un effetto diverso da quello voluto. Quindi gli acciai legati, non legati speciali sono destinati a trattamento termico e come tale devono essere ben conosciute le opposizioni chimiche. Quindi, qui vi riporto un esempio, garantiscono un valore minimo di resilienza allo stato bonificato. Che vuol dire? Vuol dire se io prendo un acciaio non legato speciale, gli fa un trattamento termico in un certo modo, quindi tempra più rinvenimento, che è appunto bonifica, mi aspetto un certo risultato sulla resilienza. Se questa resilienza non dovesse venire fuori, causa di questo potrebbe essere sì il trattamento termico eseguito male, ma anche la presenza di elementi di lega non ben conosciuti che hanno creato un infragilimento della struttura metallica, come per esempio la presenza eccessiva di cromo, che potrebbe aver compromesso la qualità dell'acciaio che ho ottenuto. Inoltre, come vedete, garantiscono una profondità di tempra, cioè che effettivamente la matrice metallica, anche in una certa distanza dalla superficie, abbia certe proprietà meccaniche. E, per esempio, si fa un trattamento di indurimento superficiale che sulla superficie si venga a formare una pellicola di durezza particolare attraverso carburi o presenza di concentrazione di carbonio maggiore, che rende il materiale maggiormente duro solo in superficie, senza compromettere la tenacità del cuore. E inoltre, come vedete, garantiscono l'ottenimento di valori precisi di resilienza. Va bene? Vedete, la resilienza si misura in joule, infatti, come ricordiamo dalle prove di resilienza pendolo di Sharpe, si andava a determinare l'energia di rottura di certi profili, quindi la capacità di resistere all'urto, all'energia di urto. Infatti si misura in joule. Inoltre possiedono percentuale di fosforo e di zolfo stabilite, non superiore a questi valori, quindi molto bassi. Allora, torniamo un attimo ora invece agli acciai legati. Va bene? Finora abbiamo visto non legati di qualità e non legati speciali. Vediamo ora invece i legati di qualità. Quelli di qualità possiedono requisiti particolari, quali tenacità, dimensione del grano, capacità di essere deformati, quindi di subire un processo di deformazione plastica. Allora, saldabile a grano fine, quindi strutture metalliche o piccolo grano, acciai legati vengono usati per le rotaie dei treni, dove capite la tenacità è fondamentale. La tenacità, ricordatevi, è la capacità di resistere all'urto in campo plastico. Chiaramente, se voi immaginate una rotaia, subisce da parte del treno una sollecitazione d'urto molto elevata. Il treno passa sopra una rotaia, ovviamente trasmette grandi forze in gioco, quindi in campo plastico, e la capacità di resistere a questi urti intensi anche come valore senza rompersi. Poi ci siamo legati con elementi che affinano il grano metallico, come il boro, il titanio, il vanadio, il nibbio, bifasici, quindi hanno due fasi ben definite, o legati solo con il rame, quindi un elemento ben definito, solo quello. Ora, qui non è che dovete imparare
a memoria tutto, però comunque dovete distinguere l'acciaio non legato di qualità o speciale, l'acciaio legato di qualità e speciale. Mentre gli acciai legati speciali comprendono gli acciai per costruzioni meccaniche, quindi quelli con cui io, per esempio, ci fo componenti meccanici tipo bielle, pistoni, per appezzatura a pressione, cilindri in pressione, per cuscinetti. Anche in questo caso gli acciai devono avere caratteristiche ben precise per utensili rapidi, come per esempio l'HS. Ok? Allora, gli acciai da costruzione, questi li abbiamo già visti, rientrano nella prima nomenclatura, dove c'ho l'S e la proprietà. E qui mi fa vedere gli acciai da costruzione sono tutti profilati. I profilati metallici siamo abituati a vedere ad L, a Z, a T, le IPE, sono acciai da costruzione che si caratterizzano per la lettera S e il valore di rottura. No, scusate, il carico di snervamento. Ricordatevi che questi acciai sono acciai da costruzione, si definiscono acciai legati speciali e si definiscono con la lettera S, secondo il primo modo di nomenclarli, e il carico di snormamento. E questi sono i tipi di profili che si viene a ottenere. Chiaro? Chiaramente questi profili si vengono a ottenere attraverso processi di deformazione plastica, che poi andremo a vedere. Quindi tra filature, estrusione e quant'altro, va bene? Quindi senza fonderli, semplicemente scaldandoli e deformandoli. Eccoli qua. Questi sono tutti acciai da costruzione. Va bene? Ora vi fa vedere le zone di prelievo per esaltare le proprietà del materiale, le proprietà meccaniche, perché ovviamente a seconda di quale zona io prelievo il materiale all'interno, diciamo, del processo di deformazione, al di là delle proprietà che ottengo, va bene? Questo però è una parte che non mi interessa. Qui va bene, vi riporta l'acciaio a costruzione con la lettera S davanti e il carico di snervamento. Va bene? Chiaramente a seconda di che tipo di utilizzo che ho a seconda di che carico di resistenza voglio, andrò a prendere un acciaio legato con caratteristiche migliori. Quindi, riepilogando, gli acciai, al di là della nomenclatura, possono essere non legati, speciali e di qualità, legati, speciali e di qualità. Quindi quattro gruppi. All'interno di questi quattro gruppi avete l'utilizzo, l'impiego, le caratteristiche che l'acciaio deve avere. La nomenclatura dell'acciaio si definisce invece all'interno di questi quattro gruppi in due grandi famiglie. Il primo gruppo, che non distingue la composizione chimica, distingue l'impiego, lettera e carico di snervamento. Il secondo sottogruppo, che va in base alla composizione chimica. Questo è un modo di nomenclarli, non è una caratteristica dell'acciaio, è il modo per chiamarli. Quelli con composizione chimica dividono in quattro sottogruppi. Il primo sottogruppo ci sono gli acciai con tenore di manganese inferiore all'1% e si definiscono con la lettera C e la percentuale di carbonio, cioè il numero diviso per 100, C40, C35, C30. Il secondo sottogruppo sono acciai con tenore di manganese superiore all'1% che si definiscono con il numero, che è la percentuale di carbonio, diviso 100, quindi 40 vuol dire 0,4% di carbonio, le sostanze di lega, CR e via dicendo, con il numero, con un fattore di correzione che è riportato qui, quindi se io ho cromo 4, divido fattore 4, 4 diviso 4 fa 1, l'1% di cromo. Gli elementi di lega nel secondo sottogruppo non possono superare il 5%, anche uno solo non lo può superare.
Secondo sottogruppo sono quelli dove gli elementi di lega almeno uno supera il 5% e si definiscono con X percentuale di carbonio, o meglio, numero diviso 100 mi dà la percentuale di carbonio, e poi gli elementi di lega con il valore vero percentuale. Quindi se X20 CR18 vuol dire acciaio del terzo gruppo, elementi di lega supera il 5%. X20, 0,2% di carbonio, CR18, 18% di cromo. Oppure ci può essere una lista di elementi e una successione di numeri che rappresentano nell'ordine cronologico in cui appaiono nella nomenclatura, come in questo caso cromo, molibdeno 4, il 4 si riferisce al cromo. Non c'è il numero per molibdeno, vuol dire che la percentuale molibdeno non è definita. Così come nel terzo gruppo, X 5 cromo nichel 18 10, 18 si riferisce a nichel, 18 per al cromo, 10 a nichel, 10%. Se c'è tre elementi e due soli numeri, terzo numero, in questo caso il vanadio, non è riportato come percentuale. È omessa. Infine abbiamo un ultimo gruppo che riguarda solo questi quattro elementi ed è la lettera HS e la successione degli elementi in percentuale, nell'ordine in cui è riportato. Tungsteno, molibdeno, vanadio e cobalto. Bene, dubbi? Tutto chiaro? Comunque, riguardate sta roba. Se avete dei dubbi, la prossima volta chiedete perché anche l'acciaio a questo punto è finito. E quindi possiamo scegliere, dando un tempo per il ripasto legittimo, una settimana. Se poi volete fare la verifica sugli acciai oppure se volete vado avanti e aggiungere un altro elemento alla verifica, fatemelo sapere attraverso i vostri rappresentanti. Se devo, dopo il ripasso che farò, continuare a spiegare oppure congelare gli argomenti e fare la verifica. Fatemelo sapere. Chiaramente ci sono domande maestre. Va bene? Fermo restando e chi ha l'insufficienza alla Ghisa la deve recuperare in qualche modo. Non è che siccome ormai il primo si abbandona, chi ha l'insufficienza alla Ghisa entro la fine dell'anno deve tornare a fare o la prova scritta o la prova orale a scelta sua per recuperare il voto. Se rimane all'insufficienza senza averla recuperata, si rischia che se la possa trovare a settembre. Chiaro? Perché se è vero non faccio media, gli argomenti che faccio e che suddividiamo in verifiche devono avere almeno il 5,5. Tutto chiaro? Tutto chiaro o no? Benissimo. Non faccio media, ovvero chi oggi ha preso 6 alla verifica ha preso 4, ma via il 4 viene il 6, ma se uno non viene gli rimane il 4. Non è che lo rimedia o il 7 o l'8 e prende eventualmente alla verifica sugli acciai. Rimane l'insufficienza alla Ghisa, rischia di trovarsi a settembre questa materia solo con la Ghisa. Chiaro? Benissimo. Quindi non è che la Ghisa si abbandona il primo trimestre, il secondo non si è studiata, ormai si abbandona, perché la Ghisa è un elemento fondamentale, va conosciuto. Caratterizza il 20-25% dei manufatti di tipo meccanico, quindi bisogna conoscerla, almeno a grandi linee. Chiaro? Bene.